Siamo sempre al Merano Wine Festival, siamo con un meranese doc perché Jacob von Kripp è di Merano, però siamo venuti a parlare dei vini della Romania perché Jacob a un certo punto si è sposato in Romania e sua moglie ha un'azienda storica in Romania che è la Prince Stirbi, si pronuncia Stirbei. E la Romania, vini ancora poco conosciuti in Italia. Sì, per noi era, e soprattutto per me, veramente una bellissima scoperta di arrivare lì, di scoprire il potenziale, primo piano il paesaggio formidabile, bellissimo, mi sono innamorato immediatamente, sono arrivato lì nel 99 per la prima volta, ho detto, ma questo è come in Toscana. Ma Toscana 60 anni fa, senza troppo turismo, ancora la natura nell'equilibrio con l'uomo, con la cultura del vino che vecchia da millenni, si fa il vino lì, già prima che venissero i romani si faceva già il vino. E questa proprietà che era della famiglia di mia moglie Stirbei, da più di 300 anni, sequestrata dai comunisti come tutto in Romania, è stata restituita alla famiglia 13 anni fa e con l'aiuto di mio fratello Sigmund, che fa i vini qua in Alto Adige, abbiamo ricominciato con questa tradizione della famiglia di mia moglie. Ecco, parliamo della Romania soprattutto dei vitigni autoctoni. È vero, questa era la nostra curiosità dall'inizio di scoprire questi vitigni che noi nel resto del mondo, dell'Europa, non li conosciamo, che esistono solo loro, si sono sviluppati lì da centinaia di anni e hanno dei caratteri veramente speciali, non comparabili con altri vitigni internazionali. Belle scoperte per noi, amatori di vini di qualità, curiosi. Ecco, queste due bottiglie che lei ha portato, uno è un metodo classico, questo sì, rosato. Sì, un rosato fatto di un vitigno autoctono Novak, fatto metodo classico, vuol dire seconda fermentazione in bottiglia e maturazione 2 anni sui lieviti, sboccato un mese fa. Un spumante veramente fresco, aromatico, un po' bella acidità, fresco, piacevole come aperitivo, con i piatti freddi, qualcosa veramente adatto anche per la cucina italiana. E il rosso invece? È un bianco, Fetească Regală, un vitigno molto speciale della Romania, è un vitigno uva bianca. Ma mangiando l'uva sentite tannini, come un'uva rossa, e dopo la vinificazione si sentono questi tannini in bocca, danno al vino una bella struttura in bocca, è un po' aromatico anche, così è veramente un vino con un carattere veramente speciale, e vale la pena di scoprirlo. Bene, grazie Jacob von Kripp per questo asse Merano-Romania e adesso anche noi siamo curiosissimi di andare ad assaggiare i vini. Sì, con grazie, grande piacere. E buon lavoro al Wine Festival.